Pallagianello, festeggiamenti solenni in onore di Maria Santissima delle Grazie. Vedete alle mie spalle lo stupendo, il fantastico scenario delle Gravine in una atmosfera davvero suggestiva e dinanzi a noi la cappella presso la quale si sta svolgendo la celebrazione eucaristica. Angelo Donghia, presidente della confraternita e del comitato organizzatore appunto della festa per Maria Santissima delle Grazie. Allora ci presenti un po' l'iter di questa giornata. Siamo partiti dalla celebrazione nella cappella, i momenti successivi. I momenti successivi sono che la processione parte dall'antico santuario e prosegue per la Madonna delle Grazie, la chiesa Madonna delle Grazie. Dopodiché c'è la funzione fatta dal vescovo. Dopo la funzione c'è la processione che si sloga verso, per tutte le vie cittadine. Verso le 2 la processione arriva a San Pietro e quindi diciamo che la funzione finisce in quel momento. Di là parte la festa, nel senso che inizieranno i fuochi pirotecnici. E quindi niente, per quanto riguarda la funzione finisce qua. Grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Per questa manifestazione, per questo evento religioso c'è l'apporto e il supporto del mondo dell'associazionismo, del mondo del volontariato, in particolar modo dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Ho al mio fianco il brigadiere Pietro Mappa. Sì, buongiorno e buona Pasqua a tutti. Prima di tutto, noi siamo dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pallagianello e come vedete alle mie spalle c'è il gruppo di fatto di volontariato che è nato l'anno scorso e diamo un servizio alla comunità. Compreso le scuole e oggi ci hanno chiamati per il diciamo come servizio di supporto alle forze di polizia locali e quindi anche diciamo fare una sicurezza lungo il tragitto che porterà la nostra patrona di Pallagianello, la Madonna delle Grazie, per le vie cittadine di Pallagianello. Grazie.
corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era. Donna, ecco tuo figlio. O Maria, in questa festa patronale a te dedicata, risuona particolarmente dolce per noi la parola di Gesù che a te ci affida facendoti nostra madre. Ecco dunque i tuoi figli raccolti intorno a te. Noi cerchiamo rifugio sotto la tua protezione ed imploriamo con fiducia la tua intercessione materna su questa città di Palagianello che volle leggerti sua celeste patrona. Implora per noi il figlio tuo diletto, perché doni in abbondanza a questa città lo Spirito Santo che è sorgente di vita. Guarda, o madre, con benevolenza questo popolo. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, le sue debolezze e i suoi gesti di bontà. Veglia sulle case e sulle famiglie, sui quartieri e sulle comunità, sulle scuole e gli uffici, sul lavoro dei campi e dei cantieri. Proteggi le molteplici espressioni dell'operosità quotidiana. Ti affidiamo tutti noi, a cominciare dai più deboli, i bimbi non ancora venuti alla luce e quelli nati in condizioni di povertà e sofferenza, i giovani in cerca di senso, le persone prive di lavoro e quelle provate dalla malattia. Ti affidiamo le famiglie in difficoltà, gli anziani privi di assistenza e quanti sono soli e senza speranza. Risplenda sempre sulla nostra città il volto misericordioso del Padre. Santa Maria delle Grazie, patrona nostra dolcissima, accompagnaci ogni giorno nel cammino del tempo verso l'incontro finale con Gesù. Egli, risorto e asceso al cielo, nostro avvocato e mediatore, vive e regna nei secoli dei secoli. Sindaco, un momento davvero toccante, il momento clou, quello della consegna delle chiavi della città. Una comunità, quella di Palagianello, che si stringe intorno alla
sua protettrice, alla Sala Maria, a un momento di profonda religiosità. È un'emozione veramente per me, perché naturalmente è la prima volta che do le chiavi alla Madonna, essendo stata eletta a giugno dell'anno scorso. Certo, la Madonna, il paese, Palagianello si affida interamente alla Madonna, Palagianello è città mariana e quindi è devota in tutte le sue forme alla Madonna, tant'è vero l'altra patrona di copatrona di Palagianello è la Madonna del Rosario, quindi Palagianello devota e si vede a questa sacra immagine. E noi palagianellesi diamo le chiavi alla Madonna perché ci affidiamo a lei, affidiamo tutto noi alla Madonna. In un momento peraltro difficile sotto vari aspetti per la comunità ionica in generale. E certo, tra l'altro ci troviamo in un momento da un momento di crisi molto lunga e si protrae questa crisi lunga. Noi dobbiamo confidare ed essere sereni insieme, darci forza l'un l'altro e con l'aiuto della nostra protettrice pensiamo così di superare tutto quello che ci possa capitare. E quindi confidiamo nella Madonna delle Grazie. Abbiamo visto un'azione sinergica delle istituzioni con il mondo dell'associazionismo, del volontariato a supporto di questo evento religioso. Questa è una festa che unisce tutta la comunità di Palagianello e la unisce anche in questo senso. Sua Eccellenza, un momento particolare, la gente trabocca di gioia e si sente protetta dalla sua protettrice. È senz'altro un sentimento popolare che muove questa festa, un sentimento popolare che esprime la gioia, che è già la gioia della Pasqua e che trova nella devozione a Maria quasi un suo compimento, un suo sfogo naturale. Ci si getta nelle braccia della madre proprio perché si sente il bisogno e anche lì la certezza della consolazione, ma Maria, lo sanno i cristiani, è lì a donarci quella pace che viene dal suo figlio, il figlio risorto. Il parroco Don Rocco, una tradizione consolidata negli anni, ma ogni anno c'è una fiducia nuova, più forte, più intensa nella protettrice. Per me è veramente una realtà nuova perché sono qui da pochi mesi in parrocchia, ma comunque nel clima e nella luce della Pasqua bisogna sempre dire che Dio fa sempre cose nuove, per cui viviamo, penso, in questa città come dappertutto questa festa, con questo spirito e questo desiderio di rinnovamento interiore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Vice Sindaco, la processione si snoda per le vie del comune di Palagianello. Le sue emozioni? Ma questa è la giornata più importante dedicata alla nostra patrona e i sentimenti sono eccezionali, tutti i palagianellesi sentiamo moltissimo la festa per Maria Santissima delle Grazie e nonostante il clima sia sempre poco clemente, la partecipazione è veramente massiccia e l'emozione è grandissima, grandissima veramente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Anto-
Antonio Coriglioni, presidente del Consiglio Comunale di Palagianello. La vicinanza delle istituzioni, la protezione divina, ma l'impegno delle istituzioni ogni giorno alla guida della comunità di Palagianello. Certo, intanto colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i telespettatori e palagianellesi innanzitutto. La devozione di Palagianello per Maria è molto forte. Questa forza ci porta anche nel quotidiano a essere più presenti, più vicini ai nostri palagianellesi, che ovviamente, come la crisi economica che il mondo sta attraversando, anche noi qui a Palagianello ne risentiamo. Però devo dire che stiamo ben operando nel social. No, non mi piace tutto, dai. Non è in diretta. Vabbè, l'attacchiamo. Può dire la crisi. Ecco, quindi. Grazie alla fede che ci unisce a Maria, Palagianello si raduna ogni anno a festeggiare la sua patrona con grande devozione, con grande dedizione. Il comune, noi come comune, come penso abbia già detto il sindaco, ci teniamo a questa festa, a preparare bene questi festeggiamenti per garantire ai nostri palagianellesi, soprattutto a chi ritorna in paese in questi giorni, migranti per questioni di lavoro, a rendere il paese più bello, più accogliente, più festoso. Un evento religioso riuscitissimo come organizzazione e soprattutto come partecipazione popolare. Parliamo di questo vostro amore, ora vediamo tutto pronto, ma c'è tanto lavoro dietro, c'è tanto sacrificio, organizzare non è facile. Sì, sicuramente noi come chiudiamo i battenti per questa manifestazione la riapriamo, perché purtroppo i lavori durano da un anno all'altro, per cui è un impegno molto ma molto importante per far sì che comunque poi alla fine il risultato è la festa che va a concludere tutta la nostra gratitudine a Maria